Tariffa puntuale, Follo, il primo comune della Liguria ad applicarla, si paga a seconda di come si differenzia. Scritte ingiuriose verso Frassini e Mosti a Sarzana, indagano i carabinieri, Cavarra si faccia chiarezza. Accoglienza e dialogo, una speranza per l'oggi, il tema al centro della Mariapoli del Movimento Focolare. Grande successo per Gustiamo, il centro prima edizione del 1 maggio in centro città. Spezia Situm lancia lo sprint finale per la volata playoff, ora dipende tutto da noi. Buonasera telespettatori del TLS Giornale, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra informazione. Meno rifiuti conferisci in discarica e meno cara sarà la bolletta. Questo è il principio basilare su cui si fonderà la nuova raccolta differenziata domiciliare, con il comune di Follo a fare da apripista. In via sperimentale applicherà infatti questo tipo differenziata appunto a partire dal mese di giugno per 6 mesi. Ce ne parlano Laura Ivani con le immagini di Sergio Diofili. Sarà Follo il primo comune della Liguria ad applicare la tariffa puntuale sulla raccolta differenziata domiciliare e lo farà con l'introduzione da giugno di uno speciale secchiello dotato di un microchip che segnalerà quanti pieni di indifferenziato ogni famiglia o attività conferirà. Chi differenzia di più e produce meno rifiuto da portare in discarica vedrà alleggerita la bolletta, si stima del 15%, già dal prossimo anno. E soprattutto tariffe a misura, nel senso che il cittadino paga in base al servizio che effettivamente va ad utilizzare. Questo è un grande vantaggio per il comune perché oltre a poter misurare la produttività dei propri cittadini avrà la certezza di conferire agli impianti solo i rifiuti che vengono smaltiti per il singolo comune e quindi i minor costi derivanti saranno tutti a fronte di un risparmio dei cittadini. Nel frattempo il comune di Follo è il primo nello spezzino anche ad aver iniziato il porta a porta raggiungendo l'83% di differenziata, aprirà entro fine anno l'isola ecologica e ha in mente un progetto di educazione ambientale in partnership con il parco di Montemarcello Magra Vara. L'ultimo step sarà quello della creazione dell'isola ecologica che entro l'anno dovrà prendere la luce. Quindi riusciremo a concludere per il 2016 questa cosa. Presente all'avvio di questo progetto sperimentale l'assessore regionale Giacomo Giampedrone, che ha ribadito che da un sistema di raccolta arcaico la Liguria si sta allineando ad un modello europeo. È chiaro che la necessaria impiantistica è l'altro passo fondamentale per arrivare a chiudere questo ciclo dei rifiuti che nel corso del tempo ha costato tanto ai cittadini e tanto alle amministrazioni comunali. Su questo ovviamente stiamo facendo dei progetti importanti, anche su Spezia si sta per partire con la realizzazione di un impianto di trattamento dell'organico che sarà, insieme appunto all'incremento della raccolta differenziata e a una tariffa che sarà sempre più puntuale, cioè sempre più precisa a favore dei cittadini rispetto a quanto smaltirà e a quanto effettivamente recupereranno dei loro rifiuti, credo che veramente si sia iniziata a svoltare pagina con degli obiettivi che noi diamo al 1 gennaio 2017 per tutti i comuni del 45% di differenziata e entro il 2020 del 65%. Partito dal 19% di differenziata solo lo scorso anno, il comune di Follo punta sempre di più a diventare apripista per i comuni del comprensorio che, come ha sottolineato ACAM, entro fine anno passeranno tutti al porta a porta. In definitiva, non dimentichiamoci che è quello che tutte le amministrazioni proprio vogliono dare, la risposta che vogliono dare ai propri cittadini, di pagare di meno ed avere sempre i servizi migliori. Cronaca, aveva minacciato con un coltello un 23enne di Ameglia, sottraendogli denaro contante e un paio di occhiali da sole firmati. Un giovane di origine marocchina di 20 anni, residente a Lerici, è stato arrestato dai carabinieri di Ameglia e Sarzana. Già noto alle forze dell'ordine, è stato immediatamente bloccato e stamani processato per direttissima con l'accusa di rapina aggravata. Arrestato invece stamani ad Arcola un tunisino di 36 anni, clandestino in esecuzione della misura di custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale della Spezia. Il 1 settembre dello scorso anno a Sarzana, il giovane si era dato ad una fuga in scooter dopo essere stato intercettato dai carabinieri cercando
di disfarsi di un involucro contenente cocaina suddivisa in dosi del valore di 600 euro. Dalle perquisizioni erano poi emersi contanti, bilancino di precisione e sostanze per tagliare lo stupefacente. È stato condotto nelle carceri della Spezia. Frasi ingiuriose nei confronti del consigliere comunale di Sarzana, Sara Frassini, e del presidente del comitato che botta, Roberta Mosti, sono state scritte nella notte tra sabato e domenica sul muro di casa della presidente. Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire agli autori del gesto. Il sindaco Cavarra condanna l'atto affermando che tutte le opinioni hanno il diritto di essere espresse, ascoltate e rispettate. Per questo la scritta ingiuriosa indirizzata al consigliere Frassini e al presidente del comitato che botta, Mosti, deve essere condannata con forza e discriminazione. A nome dell'amministrazione comunale, conclude Cavarra, esprimo piena solidarietà e sostegno alle persone coinvolte, auspicando che sull'episodio venga fatta chiarezza al più presto. Profondo cordoglio ha suscitato alla Spezia la notizia della scomparsa del sacerdote salesiano Don Gianni Bocchi, per tanti anni parroco al Canaletto, quindi missionario nel Camerun e in questi ultimi anni collaboratore soprattutto nel servizio delle confessioni presso la parrocchia di Nostra Signora della Neve. Don Bocchi è deceduto nelle prime ore di domenica mattina all'ospedale di Castelnuovo Garfagnana, dove era ricoverato in seguito all'aggravarsi della sua malattia, assistito dai familiari e dai confratelli. Nato il giorno 8 marzo del 1929, Don Gianni era stato ordinato sacerdote il 1 luglio 1957. I funerali saranno celebrati domani alle 15.30 nella parrocchia di Nostra Signora della Neve alla Spezia. La Santa Messa esequiale sarà presieduta dal Vescovo diocesano, Monsignor Luigi Ernesto Palletti, con la presenza di Don Karim Macidi, vicario della provincia salesiana del centro Italia, che illustrerà il profilo e l'opera pastorale di Don Gianni Bocchi. Don Gianni lascia un grande rimpianto in tutti coloro che l'hanno conosciuto per la bontà d'animo e lo zelo pastorale mostrato, sull'esempio di Don Bosco, soprattutto verso gli ultimi. Accoglienza e dialogo, una speranza per l'oggi. Con questo tema il Movimento Focolare ha dato vita alla propria Mariapoli, incontro che caratterizza lo stare assieme degli associati secondo gli insegnamenti della Fondazione Chiara Lubich. Italo Lunghi. Giornata di festa ieri al Monastero Santa Croce di Bocca di Magra, che ha ospitato l'incontro della Comunità dei Focolari, l'associazione ecclesiale fondata da Chiara Lubich, straordinaria figura di cui è in corso il processo di beatificazione. Vivere il Vangelo e viverlo in comunità è l'ispirazione di fondo, il progetto di lavoro che Chiara ha lasciato alle diverse comunità che dal 1943 a oggi si sono via via sviluppate in Italia, in Europa e nel mondo. La Mariapoli è uno dei momenti significativi della vita associativa del Movimento Focolare e ieri si è snodato per l'intera giornata con un ricco programma di eventi all'insegna della legge che regola lo stare insieme del Movimento. È la legge dell'amore reciproco, della carità, ha sottolineato Michele Zanzucchi, direttore di Città Nuova, rivista associativa ed autore di molte pubblicazioni interessanti. Cos'è la Mariapoli? La Mariapoli è la società, un bozzetto di società che cerca di vivere secondo le leggi del Vangelo e la legge dell'amore reciproco. Quindi sono tutti uguali, deputati, industriali, operai, tutti uguali, bambini, adulti. Un bozzetto di società, appunto, in cui ci sono, c'è anche il clero, c'è anche tutto quello che si vuole, ma diciamo in un atteggiamento reciproco, di reciproco interesse. E questo si svolge anche oggi qui a Bocca di Magra, in cui la comunità della città del Focolare e della città di La Spezia si riunisce e si apre a chiunque voglia venire. E nella sala conferenze del monastero che ha preso avvio la giornata con la presentazione di diverse attività caritative di dialogo accogliente attive in diocesi. Si sono alternati ai microfoni Matteo Bernardini per l'Emporio della Solidarietà, realtà per la quale proprio nel corso della giornata sono state raccolte derrate alimentari offerte a favore delle famiglie meno fortunate, il SERMIG con Giovanni Ricchetti, l'ambulatorio specialistico virtuale presentato da Roberta Corona, il volontariato in carcere con l'esperienza di visita ai carcerati di Lidia Chiappini e Mario Raggi e l'incontro con il signor Singh, indiano di religione Sikh, come momento di integrazione tra culture diverse in dialogo costruttivo tra loro. L'incontro è proseguito con incanti a sottolineare la serenità del messaggio.
Ci ritroviamo molto nel questo invito alla gioia Evangelii Gaudium Amoris Laetitia di Papa Francesco, il quale dice: il Vangelo è gioioso o non è. Qual è il messaggio invece che il dottor Zanzucchi ha lasciato ai partecipanti alla Mariapoli di ieri? Da ricordare magari il Vangelo, ricordare il Vangelo di Chiara, il Vangelo dell'unità, come via per fare il bene comune, costruire il bene comune, essere fattori di unità dovunque sia. Un comune, una provincia, un territorio votati al turismo e sempre più proiettati allo sviluppo turistico non possono rimanere senza un assessore dedicato. Queste le parole di Gianluca Bianchi, presidente di Confcommercio, in merito alla mancata nomina di un nuovo assessore al turismo ad alcuni giorni dal rimpasto della Giunta Federici. L'accoglienza e la ricettività oggi rappresentano una delle poche economie con margini di crescita per il territorio. Auspichiamo che molto presto venga individuata una figura di accertata capacità nel settore e portata al dialogo con gli operatori e le associazioni di loro rappresentanza, conclude la nota. Avvio d'impresa, pronto un bando da 3 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo per favorire l'occupazione, sostenendo la nascita di nuove imprese attraverso un'offerta integrata di servizi che vanno dal tutoraggio all'accompagnamento, dalla consulenza agli incentivi economici a supporto delle spese di creazione delle start-up fino a un voucher di incubazione. Il 50% delle neoimprese muore nei primi 3 anni di vita, sottolinea Luca Costi, segretario regionale di Confartigianato Liguria. Non possiamo che accogliere favorevolmente questo bando che cerca di dare risposte concrete con azioni di accompagnamento e assistenza. Scalinate e spezzine nell'incuria e nel degrado, la denuncia del consigliere comunale Guerri che in una nota evidenzia che pulire e preservare dal degrado le scalinate è uno dei doveri dell'amministrazione comunale per i quali i cittadini pagano le tasse. Fra i tanti disservizi che stanno contrassegnando l'operato della Giunta, prosegue Guerri, dobbiamo segnalare lo stato delle nostre scalinate, una situazione comune sia a quelle del centro sia a quelle dei quartieri periferici e collinari. Levanto, sono una ventina i giovani che hanno aderito al bando per la costituzione del gruppo comunale di volontari della Protezione Civile che dopo un primo periodo dedicato alla formazione saranno impiegati prevalentemente in attività preventive e di soccorso. E sempre a Levanto prosegue l'attività di sensibilizzazione sul nuovo sistema di allerta meteo regionale. L'obiettivo, spiega l'assessore Alice Giudice, è diffondere il più possibile l'interpretazione corretta dei vari codici di colore e le misure di autoprotezione da adottare nelle varie situazioni di rischio, mirando a una diffusione capillare tra i visitatori, soprattutto quelli provenienti dall'estero che non conoscono la normativa italiana sulla protezione civile. Torna Link Teatro Scuola 2016 dal 3 al 6 maggio. Gli studenti dei licei e degli istituti della provincia con i ragazzi del laboratorio condotto dall'associazione Laboulé presenteranno una prova aperta del loro spettacolo teatrale. Il progetto si rinnova nel format e venerdì 6 maggio andrà in scena un evento conclusivo con ospiti illustri. Selene Ricco e Davide Morina. Link Teatro Scuola, il progetto rinnova il suo format per l'edizione 2016. I momenti performativi si alterneranno a quelli formativi in 4 mattinate di confronto e sperimentazione laboratoriale che coinvolgeranno più di 1500 studenti e oltre 30 docenti degli istituti di istruzione superiore del territorio. Dal 3 al 6 maggio gli studenti dei laboratori teatrali dei 10 istituti e i ragazzi del laboratorio trasversale condotto dall'associazione Laboulé presenteranno sul palcoscenico del Teatro Civico una prova aperta del loro spettacolo teatrale. Quest'anno prima di tutto la grande rivoluzione è il fatto che ci si vedrà durante le mattinée, non in serale, perché proprio per potenziare l'aspetto laboratoriale, quindi alle scuole è stato chiesto di venire. 3 istituti ogni mattinata presenteranno 20 minuti di prova aperta, cui seguirà il dibattito. Dopodiché gli studenti, 250 al giorno diversi, verranno suddivisi in 8 laboratori condotti da operatori esterni teatrali che condurranno appunto in base alle discipline
cui loro sono in qualche modo esperti, condurranno i propri laboratori. Quindi verranno mescolati gli studenti e tutto il teatro civico diventerà un'officina teatrale, cioè lo spazio dove siamo ora ci sarà il laboratorio teatrale, nel ridotto un altro laboratorio teatrale, nel foyer anche, sul palcoscenico anche, quindi ci sarà un'officina teatrale in cui i ragazzi appunto e i professori saranno i protagonisti. A conclusione del suo percorso triennale, Link presenta inoltre venerdì 6 maggio alle ore 11 un evento finale aperto a tutti, in cui il mondo del teatro dialogherà con quello della scuola in un dibattito tra studenti, docenti, operatori, attori e registi ospiti. Venerdì 6 maggio semplicemente accadrà sempre due prove aperte dell'Istituto Parentuccelli Arzelà e del nostro laboratorio trasversale a tutti gli istituti, condotto dalla nostra associazione, l'associazione Laboulé. Dopodiché gli operatori che hanno condotto i laboratori durante queste tre giornate saliranno sul palco per la restituzione dell'esperienza vissuta e verranno chiamati anche degli ospiti speciali sul palco. Sabato 7 maggio si terrà infine al Centro Allende un'intera giornata in cui docenti, associazioni, teatri, operatori e provenienti anche da altre regioni d'Italia saranno impegnati in un tavolo operativo sul tema teatro-scuola. Il progetto, che vede il patrocinio del MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, è promosso dalla Fondazione Carispezia, curato e coordinato dall'Associazione Laboulé. La Fondazione ha avuto proprio come obiettivo quello della formazione di personalità che abbiano interesse a un'educazione alla comunità. E niente più che il teatro può rendere una persona consapevole di se stessa e del legame che ha con gli altri. Successo per l'iniziativa Gustiamo il Centro. Domenica 1 maggio, la festa dei lavoratori, sono state allestite in città lunghe tavolate per gustare i prodotti tipici locali in un connubio tra arte, gusto e creatività. I produttori locali, i commercianti e gli operatori hanno così offerto una bella e valida alternativa al classico picnic del 1 maggio. I rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio e altri commercianti aderenti alla manifestazione, con il supporto dell'amministrazione comunale e del comitato organizzativo Spezia Vivi il Centro, hanno allestito piccoli banchetti per la vendita di fave fresche, salumi e formaggi. La scenografia è stata impreziosita dalle vetrine dei quasi 100 negozi aperti, tovaglie quadrettate, allestimenti floreali, balle di fieno, tessuti colorati e suggestivi giochi di luce a sottolineare e valorizzare le esposizioni dei prodotti selezionati per l'occasione. Presenti anche i ragazzi dell'Istituto Alberghiero che hanno contribuito dividendosi lungo le tavolate. I bambini con le loro famiglie hanno così potuto vivere la città come la propria casa. Non sono mancati momenti di intrattenimento musicale con gli East Coast Country Dancers in collaborazione con il Centro Danza Dancing Project, che si sono alternati al teatro scalzo. Graffiti da combattimento per il ciclo I Mercoledì del CAMEC, il prossimo 4 maggio alle 17.30 con ingresso libero, in programma un appuntamento che rinnova l'incontro fra arte e musica contemporanea con un concerto che intende offrire una panoramica di alcuni dei linguaggi della produzione multimediale italiana odierna. Questa sera alle 21, dopo il TLS Giornale, uno speciale sugli Atri Fioriti, manifestazione giunta alla 19ª edizione che, come ogni anno, ha richiamato nei giorni scorsi a Sarzana un vasto numero di visitatori. L'approfondimento è stato realizzato a cura di Maria Cristina Sabatini con le immagini di Davide Morina e Raffaele Maulella. E veniamo allo sport, che apriamo con lo Spezia. È toccata Mario Situm la conferenza stampa del lunedì, che arriva dopo il pareggio di Latina, un punto che sembra non aver cambiato le cose ma che consolida qualche certezza in più degli aquilotti in chiave playoff a 3 giornate dal termine. Da parte mia non era una partita di qualità, no? Come posso fare, ma fisicamente mi sento bene, il mister mi ha gestito perfetto, mi ha dato 3 partite dove sono entrato piano piano, con i doppi allenamenti, ora fisicamente sono dove ero anche prima. Ho anche la qualità di una squadra dove non si gioca bene, si prende un punto fuori casa, è significativa, no? Intanto non era una presentazione nostra grande, ma comunque un punto qui
dove ci sono ultime 3 partite, 2 a casa, tutto dipende da noi. È importante che siamo dentro playoff, ma come ho detto, tutto dipende da noi. Abbiamo fatto tanta fatica ad arrivarci qui, di giro di andata eravamo, lo sapete dove, ora non vogliamo perdere quella opportunità, no? Siamo più esperti, come ho detto prima, l'anno scorso abbiamo giocato playoff, così quest'anno speriamo andarci alla grande, ma come ho detto, con un grande sacrificio, con umiltà, come sempre, dopo partita a partita. Andiamo ora contro la Brescia, darci tutto, lottare per la maglia e dopo normale che vogliamo fare 3 punti. Che differenza vedi tra lo Spezia dell'anno scorso e quello di quest'anno, oltre all'esperienza in più? Sì, spero, quest'anno spero che andiamo su. Io darò tutto come tutti i miei compagni per arrivarci su, dopo vediamo. Basket, cari Spezia soffre contro Bologna ma si aggiudica la prima semifinale playoff. Il sogno continua, Selene Ricco. Il sogno continua, la speranza di ottenere la tanto desiderata promozione è sempre più viva. Cari Spezia soffre contro Maite Plus Bologna ma esce vincitrice da gara 1 della semifinale. Una partita punto a punto per le ragazze di coach Marco Corsolini che al suono della sirena di fine gara escono dal campo con un vantaggio di sole 3 lunghezze, 64 a 61. Top scorer della Spezia la solita Laumareche che realizza ben 23 punti. La giovane Corradino, essendo reduce dalle finali Under 18, è scesa in campo per soli 13 minuti, ma a quanto pare quelli decisivi. Prendo 2 quarti molto bene, poi nel terzo quarto siamo stati meno in ritmo che i primi 2 quarti abbiamo avuto e li abbiamo sofferto Matte Plus Bologna, bravi, molto bravi anche loro. Mercoledì 4 maggio le spezzine affronteranno gara 2, una partita molto dura considerati i risultati precedentemente ottenuti dalla squadra bolognese. Sarà una gara difficile, loro in casa quest'anno su 15 partite ne hanno vinte 13, hanno solo con noi e contro Ferrara hanno perso e anche noi per vincere in casa loro abbiamo sofferto parecchio, quindi loro in casa sono ancora più temibili che fuori casa. Per la pallavolo quasi al termine la stagione del volley femminile maggiore, manca ancora qualcosa di più invece per la conclusione del torneo giovanile. Andrea Catalani. Volge al termine la stagione di pallavolo femminile con bilancio roseo della provincia in Serie C, dove l'Autorev arriva secondo, il Lunezia terzo e il CPO si salva dalla retrocessione. L'occasione però è propizia per un punto della situazione anche a livello giovanile, dove Lunezia si aggiudica il titolo interprovinciale Under 18, il CPO si qualifica per la fase regionale Under 16, sfiorata pure da 2 squadre del Val di Magra, il Ceparana vince il campionato provinciale Under 13. Ma come funziona? Anche dietro le quinte un vivaio nel cosiddetto volley donne. Per studiarlo un po' abbiamo considerato il caso di altra società ancora, il Centro Volley, che poi è in fondo il ramo giovanile dell'Autorev. Claudia, come mai al Centro Volley? Siamo 150 in totale in tutto il settore giovanile e comunque avevo visto che comunque tutto l'ambiente è tranquillo e i tecnici sono molto preparati e questo è appunto il motivo per cui sono venuta qui. Sara, e tu di che squadra fai parte qui al Centro Volley? Noi giochiamo nell'Under 16 femminile, che è una delle 6 squadre che ha il Centro Volley Spezia. Siamo partite tutte più o meno bene, noi stiamo andando benissimo, siamo terze in campionato e speriamo di continuare così. Dunque, come lavorate, o meglio come lavorano su di voi qui al Centro Volley? Noi ci alleniamo 4 volte alla settimana per un totale di circa 10 ore, che per la nostra fascia d'età è sufficiente. Questo dimostra quanto la nostra società è preparata sia dalla parte tecnica che dalla parte degli allenatori, eccetera. Ora qui vi allenate tanto, lavorate tanto, giocate tanto al Centro Volley, ma c'è magari anche dell'altro altrettanto importante? Sì, siamo un gruppo abbastanza unito che comunque anche fuori dalla palestra ci frequentiamo spesso e anche se a settembre si sono integrate delle ragazze, si sono subito unite con noi, credo che questo sia molto importante per un gioco di squadra in campo.
Tempo in generale miglioramento per la giornata di domani, sebbene l'umidità si manterrà ancora su valori medi e troveremo venti inizialmente deboli o moderati con rinforzi a partire dal pomeriggio, mare da poco mosso a mosso, avremo comunque condizioni di cielo generalmente soleggiato o poco nuvoloso. Le temperature ancora leggermente inferiori alla media del periodo, ma in lieve risalita fra 13 e 22 gradi. È tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni del TLS Giornale, buon proseguimento di serata, arrivederci.